La liturgia o mistagogia del tempo è stata fatta qui in questa sede una prima volta nel 1982, una seconda volta nel 1986 e adesso ho rifatto la mistagogia sotto una nuova prospettiva, perché non vorrei mai ripetermi in quello che faccio. E poi la mistagogia del tempo si presta molto a questa varietà di interpretazione e di impostazione, però esige molta attenzione, per cui il tempo migliore sarebbe quello notturno per concentrarci meglio su questa realtà del tempo. Tutti abbiamo l'orologio. Qui nella liturgia avevamo un grande orologio che segnava il tempo. Viene segnato bene col pendolo, che ci dà l'idea degli attimi, dei minuti. Il tempo passa e non ritorna più. Nessuno può rincorrere il tempo passato è carico di quello che noi abbiamo fatto, sarà pieno di opere buone, di opere cattive, di nulla, un dono incommensurabile di Dio dato all'uomo. Lui abita l'eternità e questo dono dell'eternità lo dà a noi dopo il tempo. Il tempo è un dono di Dio e la durata delle cose distinta e misurata per periodi successivi. È una descrizione più che definizione data nei vocabolari, dove noi troviamo alcuni elementi ma che non danno una definizione filosofica, teologica del tempo. Mentre abbiamo una definizione molto più concisa e perfetta dell'eternità. In questo momento noi opponiamo eternità a tempo. Cos'è l'eternità? Dio non ha tempo. Dio è eterno. Dio è fuori dello spazio, fuori del tempo. Spazio e tempo, due realtà che coincidono con la creazione. Quando il buon Dio, questo creatore di bolle di sapone, come ha detto una bella mia poesia, cesserà dal soffiare le galassie, come fa il bambino con i palloncini, allora il tempo sarà finito, lo spazio non esisterà più. Spazio e tempo coincidono con la creazione, ma poi
sono destinate a sparire. L'eternità precede il tempo e segue il tempo. È un dono preziosissimo di Dio dato all'uomo. Cos'è l'eternità? C'è una bella definizione di Boezio, che è molto precisa nella definizione. Questo grande filosofo dei secoli passati, del primo medioevo, egli dice dell'eternità, dico la definizione in latino, totius vita, una simul et perfetta possessio, cioè una possessione, possesso, di tutta la vita in ogni istante, una simul, cioè Dio, che è l'eternità, eterno, possiede la vita, tutta la sua vita, insieme, in ogni istante, senza né prima né dopo. Il tempo invece scandisce, è la durata di una vita, la durata di una cosa creata, distinta e misurata. Nel tempo noi non viviamo tutta la vita, la viviamo per periodi anche brevissimi, istanti, ma quell'istante soltanto. Ogni istante è un pezzo di vita, per cui la descrizione o definizione è la durata delle cose distinta e misurata per periodi. Una definizione non tanto bella, ma che è data dai vocabolari. A noi non interessa così andare oltre dietro le definizioni, basta avere la nozione dell'eternità, che è di Dio e che Dio darà a noi dopo il tempo, e avere la nozione del tempo, questo dono di Dio che misura la nostra vita, misura la vita delle cose che stanno attorno a noi. E ogni minuto del nostro tempo vale l'eternità, perché in ogni minuto del tempo possiamo guadagnare Dio, perdere Dio, guadagnare molto, perdere molto, per cui bisogna apprezzare il tempo, non sciupare il tempo, usare bene del tempo, riempire i vuoti del tempo di opere buone, perché il tempo passa e ogni minuto che passa è quello, vale per l'eternità. Può essere un minuto pieno di luce e di bene, pieno di Dio, può essere un minuto pieni di tenebra, di male, e avremo la ricompensa del bene e del male. Attenti a usare bene il tempo, attenti a non sciupare il tempo, attenti a saper guardare il tempo. Per non dilungarmi, ecco che noi fissiamo alcuni tempi. C'è il tempo di Dio, il quale è eterno ma scende nel tempo degli uomini. Il Figlio di Dio vuole scegliere scendere nel tempo, nelle pienezze dei tempi,
Dio mandò suo figlio, nato da donna, per redimere gli uomini, comunicando se stesso e facendo degli uomini i figli di Dio, ripristinando nell'uomo l'immagine di Dio, il soffio di Dio. Sei stirpe divina, uomo, tu che ti avvilisci in tante cose, tu che cerchi di realizzarti nel tempo in tante cose, sei stirpe divina, tu non appartieni al tempo, vivi nel tempo, ma sei per l'eternità. Sei stirpe divina, in carne umana, e pertanto la tua vita deve essere divina, in conformità alla stirpe tua. Tu sei stirpe di Dio. Noi dimentichiamo questa grande verità. Ci siamo un poco troppo umanizzati, cioè nel senso che viviamo nel corpo, viviamo nella ragione, non viviamo nello spirito. L'uomo è uno, può vivere la sua vita nella carne, può vivere la sua vita nella ragione, può vivere la sua vita nello spirito, conformità alla sua vera natura di stirpe divina. Ed è grande la iattura nell'uomo quando perde se stesso, quando non sa vedere i segni del tempo, i segni di Dio, quando non sa apprezzare il tempo, non sa usare il tempo, il quale quando passa non ritorna più. Abbiamo iniziato 10 minuti fa, sono passati quanti minuti, quanti secondi, non torneranno più. Il tempo va avanti, non va mai indietro. L'orologio del tempo va sempre avanti, non va mai indietro. Ecco l'importanza del tempo, fratelli e sorelle. Ora Dio scende nel tempo dell'uomo, scende nel nostro tempo, scende nel mio tempo, nel tuo tempo, nel tuo tempo, nel tuo tempo, per cui tu devi avere gli occhi aperti per conoscere i segni dei tempi, i segni di Dio che scende nel tempo. C'è allora il tempo di Dio che scende nel tempo dell'uomo. C'è il tempo dell'uomo che Dio dà. Ricordiamo il bellissimo testo di Coelet, capitolo 3, di questo grande scrittore pessimista che tante volte mette in difficoltà l'esegeta, teologo, credente. C'è una bella descrizione, verso gli ultimi capitoli, sempre il 12, del tempo dell'uomo, quando arriva la vecchiaia, e allora tutto si oscura, gli occhi, i denti cominciano così a indebolirsi. È una bella descrizione poetica, è l'esortazione